Venerdì Favara si mobiliterà per dire no alla mafia e sostenere la legalità. Tantissime le adesioni alla marcia, su tutte le scuole di ogni ordine e grado, i consigli pastorali parrocchiali, i sindacati, le associazioni di volontariato, le associazioni culturali, tra cui l'associazione politico-culturale Generazioni Giovani Favara. Due i raduni previsti, il primo in Piazza della Vittoria e il secondo in Piazza della Pace. Entrambi muoveranno verso Viale Stati Uniti, dove si trova il covo del boss Gerlandino Messina. Da qui i due cortei uniti marceranno fino alla collina San Francesco. La manifestazione avrà il suo epilogo con un consiglio comunale aperto, con la partecipazione di Francesco Messineo, procuratore capo della Repubblica di Palermo, e di Vittorio Teresi, suo aggiunto, ai quali verrà conferita la cittadinanza onoraria. Abbiamo la necessità di dar voce a tutta la città per bene, abbiamo la necessità di dar voce e di dire no mettendo proprio fisicamente il nostro impegno, dire no alla mafia, lo vogliamo fare noi istituzione Consiglio Comunale, lo vuole fare l'amministrazione, ma la cosa importante è che vuole farlo Favara, perché abbiamo avuto adesione della cittadinanza, abbiamo avuto adesione di associazioni, di volontariato, abbiamo le agenzie scolastiche che stanno di fianco a noi, abbiamo insieme a noi il mondo della Chiesa, per dire appunto che Favara è una città contro la mafia, è una città della legalità. Il giorno 26 sarà la festa della legalità, sarà la festa e Favara sarà la capitale della legalità, perché dal giorno 26 inizia un percorso diverso. Benemerenze al merito saranno inoltre conferite al questore, ai comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza.